A questo punto Birindelli analizza la seconda condizione, cioè che gli investimenti siano economicamente sostenibili nel tempo, e fa un esempio semplice confrontando il caso di Yanis, abitante di una bellissima isoletta mediterranea, e di Wolfgang, abitante di una tristissima cittadina nord-europea. Yanis e i cittadini dell'isoletta mediterranea hanno una preferenza temporale relativamente alta, cioè una preferenza per il tempo presente, cioè per il consumo, relativamente maggiore che per il tempo futuro, cioè che per il risparmio. Quindi preferiscono consumare gran parte della loro ricchezza e del loro reddito oggi, e anche quindi di risparmiare poco. Al contrario, Wolfgang e gli altri abitanti della cittadina nord europea preferiscono consumare solo una piccola parte della loro ricchezza e del loro reddito al tempo presente, quindi preferiscono risparmiare molto con l'obiettivo di godersi in un tempo più lontano i profitti derivanti dai loro risparmi. Hanno quindi una preferenza temporale relativamente bassa, nel senso che la loro preferenza per il tempo presente, quindi per il consumo, è minore, relativamente minore, che la preferenza per il tempo futuro, cioè per il risparmio. Fra queste due preferenze temporali, cioè per il consumo o per il risparmio, non ce n'è una oggettivamente giusta e una sbagliata. Dipende dalle individualità e anche dalle culture. Vediamo quindi cosa succede in assenza di criminalità organizzata, cioè dello Stato oppure delle autorità monetarie che vanno a distorcere il mercato del denaro. Nell'isoletta mediterranea le risorse disponibili per gli investimenti saranno relativamente poche perché c'è scarsa propensione al risparmio e il tasso di interesse tenderà a essere più alto. Infatti un alto tasso di interesse indica una prevalenza di alte preferenze temporali. Viceversa, nella cittadina nord europea le risorse economiche disponibili per gli investimenti e per la crescita sono maggiori e il tasso di interesse minore, proprio perché il tasso di interesse indica la prevalenza di basse preferenze temporali, quindi una scarsa propensione al consumo e invece un'alta propensione al risparmio. Malgrado siano quindi diverse le preferenze temporali nell'isoletta oppure nella cittadina, però in entrambe le comunità possono aver luogo lo stesso crescite strutturali spontanee. Spontanee significa non prodotte da cambiamenti esogeni dello scenario economico né da cambiamenti nelle preferenze temporali delle persone. Possono verificarsi crescite strutturali spontanee a condizione che comunque ci siano gli investimenti necessari, quindi la prima condizione. Ricordiamo qual era: che ci siano investimenti netti, un livello di investimenti maggiore di quello necessario a mantenere il valore della capacità produttiva esistente, per evitare consumo di capitale, quindi diminuzione di capacità produttiva e quindi decrescita. Infatti, dice Birindelli, se nell'isoletta greca le preferenze temporali sono talmente alte che il risparmio è talmente poco, è insufficiente a mantenere il valore della capacità produttiva esistente, si avrà decrescita. Se il risparmio sarà appena sufficiente a mantenere il valore della capacità produttiva esistente, si avrà economia stazionaria. Se il risparmio, benché minore rispetto alla cittadina nord europea, sarà comunque maggiore e quindi più che sufficiente a mantenere il valore della capacità produttiva esistente, allora si potrà avere una crescita strutturale spontanea anche nell'isoletta greca. Quindi nell'isoletta greca i risparmi sono pochi, ma sono comunque sufficienti a garantire un po' di crescita strutturale spontanea. Quindi sia nell'isoletta che nella cittadina la crescita strutturale spontanea ci sarà, ma avrà caratteristiche molto diverse. Infatti nell'isoletta le minori risorse, cioè i risparmi, e il loro maggiore tasso di interesse produrranno una crescita strutturale più orientata nel breve periodo e più povera, nel senso che i nuovi investimenti non allungheranno la struttura produttiva, non la renderanno più complessa. Cioè gli investimenti saranno maggiormente orientati ai settori più vicini al consumo. I beni prodotti saranno meno sofisticati, richiederanno meno passaggi, minori input di imprese diverse specializzate per essere prodotti. Per esempio, la crescita strutturale nell'isoletta potrà essere quella di ombrelloni più belli o borse di migliore qualità, cioè una struttura produttiva piuttosto semplice. Viceversa, la crescita strutturale spontanea nella cittadina nord europea, potendo contare su maggiori risorse e risparmi e anche con un tasso di interesse minore, sarà più orientata a lungo periodo, più ricca, nel senso che i nuovi investimenti allungheranno la struttura produttiva, si concentreranno maggiormente nelle fasi della produzione più lontane dal consumo. Infatti i tassi di interesse consentiranno investimenti di lungo periodo.
Questi investimenti tenderanno a rendere la struttura produttiva non solo più lunga, ma anche più complessa. I beni e i servizi prodotti saranno più sofisticati e avranno bisogno di imprese sempre più specializzate. Come potrà essere la crescita strutturale spontanea nella cittadina nord europea? Per esempio nuove tecnologie che renderanno possibile costruzioni di automobili elettriche, oppure nuove apparecchiature mediche. Entrambi questi due profili di crescita spontanea sono sostenibili nel lungo periodo. Ricordiamo infatti che gli investimenti, nell'ipotesi fatta, sono comunque più che sufficienti a mantenere il valore della capacità produttiva esistente, prima condizione. Quando è che allora nascono i problemi? Quando si vuole avere la botte piena e la moglie ubriaca. Per esempio, quando gli abitanti dell'isoletta, pur mantenendo le loro alte preferenze temporali, cioè consumando molto nel presente e risparmiando poco, vogliono avere le nuove auto elettriche e le nuove apparecchiature mediche. E le vogliono avere subito, perché ritengono di avere diritto ad averle, per esempio.